La seduta dell'8 aprile. Ricordare Norberto Bobbio. 7 giorni in consiglio. Nella seduta dell'8 aprile il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei votanti la legge che abolisce il contributo annuale dei gruppi consiliari. In primo piano. È stata approvata l'8 aprile la proposta di legge numero 389, abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari. Il provvedimento prosegue il percorso intrapreso dal Consiglio regionale del Piemonte per il maggiore contenimento dei costi della politica, a cominciare dalla prossima imminente legislatura. In breve. Rendere omaggio a una vita dedicata allo studio, alla cultura e all'impegno civile è l'obiettivo della mostra I luoghi e la memoria, istantanee su Norberto Bobbio, promossa dal Centro Studi Piero Gobetti e ospitata nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale fino al 14 maggio. In rassegna le opere e i progetti di 4 fotografi, Bruno Gallizzi, Candida Rolla, Daphne Cimino e Andrea Dario. Bruno Gallizzi, come ha interpretato il tema? Grazie, io ho cercato di interpretare il tema attraverso quello che gli ambienti vissuti da Norberto sono tuttora, quindi lasciando la parola ai suoi libri deposti su una sedia, e quindi ogni spazio che ho cercato di fotografare aveva una sedia vuota con un libro sopra e tutto il resto era quello che Norberto ha lasciato nel suo spazio, nella sua vita, partendo da quello che era in casa sua, quello che si trova attualmente nel suo studio, quello che si trova nel luogo dove riposa. Daphne Cimino, qual è la chiave di interpretazione del suo lavoro? Molto semplicemente mio occhio, ho cercato di cogliere quegli aspetti dello studio, del cimitero, della casa dove ho abitato d'estate, dell'università che mi hanno colpito e attraverso la luce di scandirli e trasmetterli al pubblico. In omaggio al grande filosofo torinese della politica e teorico del diritto, anche il convegno Interrogando Bobbio a 10 anni dalla morte, ospitato a Palazzo Lascaris. Professor Salvadori, Bobbio e la democrazia. Le sue idee fondanti a proposito sono state 3. L'idea che l'unica democrazia possibile nella società moderna fosse la democrazia rappresentativa, cioè la democrazia liberale. La seconda era che la democrazia può vivere soltanto quando i cittadini sono messi di fronte a delle scelte reali. La terza era che la democrazia si sposa con i diritti sociali, con il welfare. Professor Pontara, Bobbio e la pace. Bobbio e la pace è tuttora un tema estremamente importante, perché già nel 1961, pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, Bobbio aveva lanciato un appello per una nuova coscienza atomica. Questa è tuttora estremamente importante oggi, perché sempre ci minaccia questa possibilità di un conflitto nucleare mondiale. E naturalmente c'è il problema poi del rapporto tra democrazia e pace, che è uno dei problemi fondamentali che Bobbio ha trattato almeno in una 30ina di anni della sua vita.